Allora, innanzitutto sembra che io abbia un costume, in realtà questo è un top, vabbè, che uso per andare in palestra. Questo è un video haul, vi faccio vedere un po' di acquisti che ho fatto in questo periodo. In questo periodo, veramente in un giorno, fra tutti gli acquisti che avrei dovuto fare in un mese. Però raga, giorno di paga, shopping ovviamente assicurato. Allora, prima busta che vi faccio vedere, Tezenis, che è fantastica. Io amo le buste di Tezenis, innanzitutto, ci sono troppo, troppo belle. Allora, da qui ho speso un bel po', ho speso circa 46 euro. Allora, facciamo immediatamente il resoconto. Allora, non vi scandalizzate, ho preso questo reggiseno di pizzo bianco. Non so se riesco a farvi vedere il pizzo. Si vede niente con questa luce bianca, comunque è stupendo. È di pizzo bianco, niente, insomma, taglia seconda perché niente dette, qui non abbiamo dette, però insomma è molto bello, l'ho provato, chiaramente, cioè, mi stava abbastanza bene, quindi questo che l'ho pagato, la bellezza di 14,90 euro, però molto carino, non l'ho preso nemmeno push up perché che devo push upare qui, non c'è niente, poi quindi sta prima cosa. Poi ho preso 5,90 euro, 5 paia di calzettine one size, insomma così per la palestra, insomma per avere le calzine, quindi sono queste 5 paia. Poi ho preso due toppini che erano in offerta, praticamente ne prendevi due al costo di 14,90 euro, e ho preso questo qui che ha questo pizzo, questa trama diciamo pizzata qui sul décolleté. E poi ha le righine e queste rose, questi fiori. Questo è bellissimo da mettere magari all'interno di pantaloni a vita alta che tra l'altro ho comprato. Vedete, c'era la promozione, quindi, 15,90 euro, e potevi prendere due pezzi. Io ho scelto questo che mi piace tantissimo, molto bello. E poi ho preso, sempre con quella promozione appunto, questo qui, che ha il pizzo però bianco, vedete, è bordato, e poi ha tutta questa fantasia fiorata, floreale, appunto, secondo me è molto primaverile estiva, che mi piace tantissimo, quindi queste sono le cose che ho preso da Tezenis, quindi tutto, no, ho pagato 36 euro in tutto, quindi questo è Tezenis. Poi, ta-dam, Zara. Allora, mi sono ricreduta su Zara. In genere io da Zara non ci vado, ci vado solo in casi estremi. Ad esempio, ho preso un bellissimo completo da Barcellona l'anno scorso, che era veramente molto bello, però da Zara non ci vado perché secondo me i prezzi sono troppo alti. Capisco che la qualità è quella che è, però non ci vado così volentieri perché mi dispiace proprio spendere ad esempio 30 euro per una maglietta, cioè mi dispiace. Quindi punto sempre negozi un po' più, diciamo, più bassetti. Una mia amica però mi ha fatto notare che stavano facendo delle ottime promozioni e quindi mi ci sono fiondata e ho preso da qui, praticamente ho speso un casino di soldi. Faccio vedere. Allora, ho preso due paia di jeans. Allora, questo qui taglia 38, che però non so, no, vabbè, non lo so comunque. Taglia 38 e questi sono jeans chiaro, questo è a vita alta, quindi questo va proprio qui. Vabbè, insomma, cosa vi devo fare vedere? È un jeans, però nel senso veste molto bene, è abbastanza skinny, quindi non è a zampa, e questo mi piace veramente tantissimo, risalta diciamo la mia fisicità, quindi mi piace. Poi ho preso questo qui che è sempre taglia 38, è scuro di, insomma, di colore. Questo invece è mezza vita, quindi non arriva proprio alto alto, è un po' più basso, però comunque è molto bello. Anche questo skinny, anche questo super bello. L'ho preso proprio perché me li sono provati e mi ci sono innamorata. E costavano solo 19 euro l'uno, quindi secondo me il tessuto buono, in più è di Zara, quindi comunque un'ottima qualità. 19 euro secondo me è un prezzo perfetto per un pantalone, calcolando che negozi come Terra Nova, Alcott, che sono comunque abbastanza scadenti come negozi, costano pure 10 euro, quindi ho aggiunto qualche euro in più e li ho presi da Zara, che comunque sono buoni. Poi pezzo forte, l'ultima cosa che ho preso da Zara, che l'ho pagata solamente 12,95 euro.
Allora, lo volevo prendere nero, era un vestito, partiamo da questo presupposto, lo volevo prendere nero, poi ho detto, ma porca miseria, io tutti i vestiti che prendo li prendo neri, perché ogni volta mi dico almeno posso sfruttarli e posso metterli più volte, non considerando che ce l'ho tutti neri alla fine, quindi ho deciso di osare, proprio di osare, poi vi farò anche qualche scatto, non in questo video, nei prossimi video su Instagram, insomma, seguitemi, e vi farò qualche foto, ho preso questo. Allora, guardate, non so se riesco a farvelo vedere. Praticamente un vestito attillato. Vedete? Che bello e stupendo. Che ha lo scollo a barca, quindi questo va così. Ed è con questo, diciamo, come si chiama? Ricamo. No. Con i capelli magari un po' boccolosi qui sul lato. Un rossetto magari rosso, occhi truccati delicati. E un tacco magari in vernice, non so, per andare ad una festa, comunque ad un appuntamento romantico. Cioè, secondo me è veramente bellissimo. Ho deciso di prenderlo rosso perché volevo osare un po'. E questo l'ho pagato appunto 12,95 euro. E sono felicissima perché finalmente ho deciso di rompere un po' i miei parametri degli acquisti. Quindi queste erano le cose di Zara. E adesso vi faccio vedere invece degli acquisti che ho fatto da Kiko, sono solo due cosine, ma adesso ve le faccio vedere. Allora, come prima cosa vi mostro questo che dovrebbe essere il mascara. Allora, Kiko stava facendo l'offerta che tutti i mascara in vendita costavano solo 4,95 euro e quindi sono corsa a prendere questo anche perché il mio era finito. E questo è l'Extra Scalp Waterproof Mascara. Che è, ah, non c'è il numero perché si chiama così. Sono un genio. Si vede che di make up non ne capisco niente. Ora ve lo faccio vedere. Ha uno scolino che è pazzesco. Ops. Allora, il packaging di questo coso, insomma, è così. Vedete, ha la striscia tipo blu qui. È stupendo, è tutto squadrato. Cioè, sembra una cosa preziosa. È bellissimo. Poi questo si apre. Ed ha questo scovolino, cioè guardate quanto è particolare. E le ciglia, devo dire che le allunga tantissimo perché l'ho provato prima e va, fa il suo lavoro, è bellissimo. C'è un cane che sta abbaiando che adesso lo ammazzo, mamma mia che fastidio. E quindi questo qui. Poi ho preso questa tinta labbra che mi vedete sopra, ma non so se il colore rende, ed è questa che l'ho pagata, 7 euro. Comunque sempre delle nuove collezioni. Che è il double, non so, double steps, non so. Questo è il numero 104. Vedete? Praticamente questo qui tu lo metti, lo lasci seccare, diventa matte e poi devi metterci sopra il lucido che è, diciamo, lucida le labbra. E questo, quindi lo pago 7,90 euro qualcosa. Comunque anche questo mi piace tantissimo e lo preferisco di gran lunga rossetti. Quindi niente, quindi questi sono gli acquisti di oggi. Ho speso un botto di soldi e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche a voi vengono questi raptus e spendete un sacco di soldi tutti in un giorno. E niente, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Voglio un mondo di bene, seguitemi sui social e iscrivetevi al mio canale.